partire dall'esperienza con i francesi, mi dicono che appunto i francesi hanno avuto delle donne nella loro esperienza di pattuglia acrobatica. A quando una donna sarà possibile vederla all'interno del gruppo delle frecce tricolori? Speriamo presto. Guardate, io quando ero in America avevo uno dei miei istruttori, era una donna, un pilota di F-15, e per noi a quel tempo era la fine degli anni 90, sembrava qualcosa di, no, di veramente stratosferico. In realtà le donne nelle forze armate sono una realtà, donne pilota già esistono, tra l'altro anche molto, molto brave. I numeri non sono tali da poter, no, ipotizzare, da avere una scelta così, così ampia. Però ecco, io posso dirvi che quando io ero comandante abbiamo avuto un paio di selezioni dove c'erano anche delle ragazze. Tutte bravissime, e quindi io davvero spero che ciò accada presto. Tra l'altro mi ero confrontato molto sia con gli inglesi e i francesi, in particolar modo con gli inglesi, perché la ragazza che faceva parte dei Red Arrows, che era la prima ragazza nella loro pattuglia, era anche figlia di un pilota del Golfo che era stato abbattuto, quindi insomma aveva dietro una storia nota al pubblico, e la loro maggiore difficoltà era proprio questa, cercare di preservarla dai media, perché poi immaginatevi la scena, magari due nuovi piloti che entrano in pattuglia e tutti quanti che vogliono intervistare la ragazza piuttosto che, no, il collega maschio. E quindi ecco, spero presto, e quando avverrà vedrete che la squadra farà di tutto per tutelare l'armonia del gruppo.